Siamo qui per dire basta. Finalmente TV e giornali ne stanno parlando. Siamo stufi di stare a casa. Si parla tanto di crisi economica, ma noi con i nostri 5-10 euro la facevamo girare l'economia. Caro governo, questo paese ha tanti problemi, ma ne ha uno su tutti. Riaprite i campi da calcetto! 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 La forma fisica prima. Ciao Marco! Ciao ragazzi! E ora? Ciao Marco! Ciao ragazzi! Ma sei ingrassato? No, perché? Giochi in porta, no? Ma che porta? Io gioco fuori, in fascia, mille come sempre! L'organizzatore, prima! Manca ancora il decimo! Marco, domani 7-8 un calcetto? No? No, devi uscire con la fidanzata. Vabbè, ciao, ciao! Dottore, mi è appena arrivato un messaggio dal signor Francesco. Non può venire, siete in 8. Questo lavoro mi inocula. Ora! No, siamo già in 10, mi dispiace. Dottore, siamo in fase di telefonate! Vogliono giocare tutti! È facile adesso, dopo 3 mesi di stop! Occasionali! Basta, stacchi i telefoni! Non voglio più sentire nessuna chiamata! Vabbè, dai, l'ultima! Pronto, sì? Ah, vuole giocare? A che ora? 7-8? Siamo già in 10, se vuole la metto in lista! È il 35esimo. Sì, se ti sdicono il 26, poi puoi venire a giocare. Sì, mi lascio il suo curriculum e le farò sapere. Grazie. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Dire di no al decimo. Il gusto della vendetta. L'influenza, prima. Ragazzi, scusate, ho un po' di raffreddore per stasera. Preferirei non... Dai, vieni, che se no ne manca uno. Dai, non rompere, su. Ti fai una bella sudata, passa tutto. Non farla mezza sega. E ora? Ragazzi, ho un po' di tosse, ma tranquilli, vengo. No, per carità, stai a casa. Prima la salute, assolutamente. Anzi, guarda, fai una bella cosa. Stai a casa anche un paio di belle settimane, Ok. Il professionista. Ma ti vedi in forma, eh? Ti sei allenato in quarantena? Oh no, neanche tanto. Speriamo di arrivare a fine partita, No, a me gioco anche l'ora dopo nell'altro campo. Poi faccio 3 ore di pad, 2 ore di tennis, poi un'altra partita ancora di calcetto, poi una mezza maratona e una gara di mountain bike. Sì, ma niente di che, giusto per recuperare un po' l'attività persa. Andiamo! Il portiere fisso. Ciao, stasera 8-9 ci serve un portiere, ci sei? Quanto mi date? Vabbè, non ti facciamo pagare il campo. No, è cambiata la storia, Già prima era molto richiesto, ma adesso che stanno tornando tutte a giocare, ho già ricevuto diverse offerte. Aspetta che parlo col mio procuratore. Ti hanno già offerto 20 euro più c'è una pagata, digli 25 o salta tutto. 25 c'è una pagata o salta tutto? Vabbè, 25 c'è una pagata. L'ipocondriaco. Dai, vieni a giocare allora. Non so. Dai, su, sei sempre in casa, esci un po'. Va bene, è ora di prendere coraggio. Ma chi è quello? Ah, sarà quello della sanificazione. Eccomi ragazzi, ci sono. Sei tu? Ma non sei un po' esagerato? Voi che pensavate che non venissi, Chi è l'ipocondriaco qua adesso, Dai, giochiamo. Contrasti non le faccio, sapete, distanze di sicurezza e quant'altro. Pallone, sanificato? L'amante. Ti suona il telefono? Jessico Calcetto? Jessico, carissimo! Come stai? Quanto tempo, Stasera? Ma certo che ci sono, sì, non vedo l'ora, guarda. Ne faccio almeno 3 stasera, Sì, a dopo allora, a dopo. Sì, la palla la porto io. Avevi voglia di andare a giocare, Beh, sì, dai, sono 4 mesi che non sai l'astinenza. Ah, dai, che bello. Sai che ti dico? Vengo anch'io a vederti stasera. Ciao, ragazzi! Sono nella merda, aiutatemi, sono nella merda. Che cazzo è sto qua? Tu lo conosci? Oh, eccoci qua, i tuoi amici del calcetto. Eccoli qui! Certo che tutte le settimane, cena, calcetto. E lasciatelo un po' anche a me, no? Beh, non me li presenti? Ci ho capito.
Piacere, Jessico Calcetto! Piacere, vieni che iniziamo a giocare, vieni, vieni! Ci paghi il campo, a tutti, grazie. Sai che la cena dopo, eh! Dai ragazzi, iniziamo! C'è un altro Jessico Calcetto stasera! Cena pagata, andiamo! Il fisioterapista! Hanno riaperto i campi da calcetto. Eccoli qua i miei preferiti. Giocatori improvvisati. Non giocano da 4 mesi, tornano a giocare senza allenarsi e tam! Si torna a lavorare. Le caviglie di qua! Le ginocchia di là, problemi muscolari in mezzo, preparati i soldi. Prego, venga, venga. Cosa abbiamo qua? Di sorsa una caviglia? Ah, tutte e due, è un campione lei. Prego, prego, venga. Quanto mi mancava il calcetto. Gli autogol, wow.